campo e cerco di dare il massimo. Anche perché poi a proprio le prime partite va apprezzato il fatto che insomma a centrocampo sei indispensabile perché sei il punto di riferimento dai tempi delle giocate, poi insomma sei stato anche bravo anche ad autogestirti come energie proprio perché non eri al top. Sì, sicuramente è quello che a volte cerco di fare perché la condizione non è ottimale, no? Allora cerco di a volte, ma il mio carattere di gestirmi è stato sempre un problema, ma per la squadra va bene questo e altro. Visto che le hai vissute tutte ultimamente, c'è chi ha paragonato la vittoria col Verona a quelle con Livorno prima dei playoff, poi col Varese Novara, o comunque la vittoria dell'anno scorso col Vicenza. Cosa ha significato per te questa vittoria insperata all'ultimo secondo? È stato bellissimo, sicuramente è stato un gran segnale dell'aspetto psicologico, no? Perché arriviamo a un altro derby e psicologicamente più sicuramente carichi da una vittoria contro una grande squadra, sicuramente che è un organico per andare su, no? Ma alla fine quello che conta è il campo, sempre che è la cosa più bella. Negli ultimi tempi, gli ultimi tre derby li avete vinti tutti e tre, quindi vi augurate di proseguire questa statistica favorevole? Speriamo di sì, speriamo di continuare e lavoriamo per questo, andiamo a Vicenza per fare punti, per cercare di vincere, perché questo derby contro il Verona ci ha aiutato tantissimo. No? Anche per i tifosi, che visto la vicinanza, ieri erano circa 700 ad aver comprato il biglietto. Insomma, hai qualcosa da dire ai tifosi in vista del derby? Sì, sicuramente che a Verona abbiamo visto che ci hanno dato una grossissima mano, come in ogni partita, no? E adesso speriamo di ricambiare a loro tutto questo che fanno in campo, dando il massimo a noi, no? Che è la cosa più importante. Vicenza come squadra è cambiata tanto rispetto all'anno scorso. Sì, ma abbiamo stati ripescati all'ultimo, quindi magari sono ancora in fase di rodaggio, insomma, non so come l'avete come. Ancora, abbiamo visto sicuramente, perché studiamo come giocano anche gli altri, che quello ti aiuta sicuramente a capire in campo i movimenti tutti degli altri, ma il Vicenza, anche se è una buona squadra, non è che si è partito per la Liga Pro e dopo la fine sono rimasti in via, ma una buona squadra, giocano un buon calcio e sicuramente non sarà facile, come non è nessuna partita quella. E in più un derby. Il derby. Il derby. Forse più che il classico. Di quello con il super classico. Che è Boca River. Boca River, sì. Ma dicevi morale alto, no? Perché vi ha dato anche autostima, fiducia a questa vittoria, visto che. Sì, sicuramente, perché per continuare a lavorare e crederci nei propri mezzi, che abbiamo una buona squadra, no? Cioè, abbiamo degli elementi importanti e che alla fine lavorando, come sempre detto, lavorando e dando tutto in campo possiamo fare delle cose importanti, no?